Ciao a tutti, il video di oggi sarà molto semplice, rapido e veloce. Oggi voglio parlarvi del primo requisito che deve avere un investitore che vuole analizzare azioni singole. Per comprare solo ETF, investire in una maniera molto passiva, questo requisito non è necessario. Però per chi voglia analizzare azioni singole e cercare di battere il mercato, è assolutamente necessario avere questo requisito. La cosa di cui vi parlerò oggi può essere considerata una banalità. Infatti, non ho visto nessun video in cui si spiega come diventare un investitore, quali sono i primi passi da fare per diventare un investitore, in cui si parlasse di questa cosa. Non capisco perché, visto che è la prima cosa che si deve sapere se si vuole investire. Questa cosa di cui vi voglio parlare è l'inglese. La prima cosa che un investitore deve imparare è per forza l'inglese, perché senza di quello non potete investire in tantissime borse. Potrete investire in Italia, però se volete analizzare azioni di tutto il mondo dovete sapere l'inglese. Infatti tutte le aziende di qualsiasi nazione pubblicano i risultati e i loro report anche in lingua inglese. Senza le vostre opportunità di investimento saranno molto ridotte. Sì, c'è molta gente che investe solo in Italia e riesce anche a fare dei buoni profitti, come ad esempio Tamburi Investments. Però avere l'inglese amplia il vostro orizzonte in una maniera notevole. Vi permette di investire ovunque e vi permette di investire in America, che alla fine è la borsa che performa meglio storicamente ed è l'economia più forte, l'economia trainante a livello mondiale. Perciò direi che ogni investitore dovrebbe voler investire in un paese fantastico come l'America e anche in tutti gli altri paesi, ad esempio in Germania, in Inghilterra, in Francia. E per investire in questi paesi è necessario conoscere l'inglese e poter leggere i report in inglese, appunto. Non c'è molto altro da dire. Come vi ho detto, questo video è molto semplice e veloce, però penso che sia assolutamente fondamentale studiare l'inglese prima di investire, anche perché oltre che poter leggere i report aziendali, potete anche leggere molti libri che non si trovano tradotti in italiano e che sono assolutamente necessari per il vostro bagaglio di investitore. Per questo video è tutto, spero non sia stato troppo banale, ma che vi abbia dato un buono spunto su cosa fare per diventare un investitore. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un like. Buoni investimenti e buono studio dell'inglese. Ciao!